Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha, ancora con GTA 5. Oggi siamo con Michael e come avrete potuto notare non ho caricato la ormai classica puntata della mattina. Mi dovete scusare ragazzi, però purtroppo questo raffreddore, direi proprio ingestibile, mortifero, mi ha messo KO e quindi non ho potuto, diciamo, ho preferito non registrare ieri sera perché stavo veramente a tocchi e magari riprendere da veri pro al massimo della forma questa mattina. Quindi magari adesso, per recuperare il tempo perso, metterò una sola missione, così l'avrete subito, e poi magari nel pomeriggio recuperiamo con una più lunga. Comunque ragazzi, non vi preoccupate, Mike Shosha troverà la soluzione da veri pro. Comunque ci sta aspettando tutto il cucuzzaro qui. You're gonna dress up as traffic cops, and you're gonna rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits! Yep. So what's going on? Oh! You finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop! Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Let's go, T. Vabbè, quindi dobbiamo rapinare un tizio. Tanto Trevor si mette a posto il pacco. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Questo ragazzi è una testa da cacchio, veramente d'altissimo livello. Però ci sta dando un macchinone, quindi ci stiamo zitti e ne andiamo, mangiamo la foglia, come si suol dire. Ok, dobbiamo andare al distributore. Non ho capito, praticamente dobbiamo andare a rapinare due tizi ricchi, gli dobbiamo sfilare la macchina. Io direi niente di più facile, almeno per noi che siamo gli eredi di CJ. No, non è vero, non lo so. Una cosa che so sicuro che è collegata con CJ, ma se noi passiamo qui, mamma mia, mamma mia ragazzi. Io ormai Los Santos la conosco come le mie tasche. Ve l'avevo detto quando ero in viaggio a Los Angeles, che quelle strade le conoscevo a menadito. E è proprio così. Spero che in questa puntata non ci siano troppi risucchi. Che brutta parola, risucchi. Da parte mia col naso, no? Tirate su di naso. Boh. Nelle ultime puntate ci sono. Però purtroppo, ragazzi, anzi, è una cosa buona. Pensate un po', forse gli utenti, gli iscritti più giovinastri da meno tempo non lo sapranno, ma anche la prima serie che feci, ovvero Far Cry 3, la prima vera serie, anche in quel periodo ero raffreddato e lo potete andare a sentire, veramente cose clamorose. Oh, vabbè, tutto questo per dire che niente, per occupare il tempo. Oh, mamma mia, che slalom, Cristiano Ronaldo. Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. Alright, man, look, I'll see you soon. Yeah, we'll pick you up coming through Grape Seed. Get the drivers there and get them going at speed. Non ti preoccupare. Fallo velocemente, è il mio secondo nome. Oh, anzi, è il secondo nome di Franklin. Tra l'altro ragazzi, non so se avete visto che classe e che stile, col mio vestito blu. No, che cazzo faccio. Come veramente io dovrei andare al posto di quello lì in quel programma. Ma come ti vesti? Ma come ti vesti? Lo dovrei andare a fare io, ragazzi. Veramente livelli di abbigliamento, livelli eccezionali proprio. Magari un po' più macio. Hey, how about we see which one of you two is for real? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mouth. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. All right. Ok, quindi i polli sono questi? Ok ragazzi, apparecchiate il culo. La ciccia è pronta. Sì, però questi hanno due navicelle spaziali. Io ho una buona macchina. Però confronto alla loro, sono una cagata di piccione. Miau. Bello. No, oh, maledetto demonio. Vabbè, ho capito, però ragazzi, ma così non li prenderemo mai. Vabbè,
Ragazzi, visto che questa è una puntata breve e prima che vi acchiapperemo sti due tizi ci metteremo penso una vita, allora impegniamo questo tempo per fare un piccolo sondaggino. Visto che stiamo crescendo a dismisura ultimamente, e io ripeto sempre, ragazzi, vi devo sempre ringraziare, però sarebbe interessante, almeno per mio interesse così, giusto per farmi una risata, sapere quando vi siete iscritti. Adesso quindi mettete pausa al video e scrivete quando vi siete iscritti. Tipo, Mike, mi sono iscritto quando avevi, che ne so, 2000 iscritti, e durante la serie di, che ne so, God of War, piuttosto che Tomb Raider, piuttosto che quello che vi pare. Sarebbe divertente anche per vedere quali sono gli iscritti più anziani e anche quelli più giovani, anche perché, ragazzi, l'unica cosa che un po' mi preoccupa di questa crescita esponenziale di iscritti è che magari più siamo, più scrivete, diciamo, meno tempo riesco di meno a rispondere a tutti, un po' come succedeva prima. Però, ragazzi, non vi preoccupate, perché io leggo sempre, leggo tutto e cerco, maledetto schifoso porcello, cerco sempre di rispondere a tutti. Poi ovvio, ragazzi, dove minchia stanno i nostri amici? Non ci stanno. Però ecco, ovvio che ogni tanto non ci si riesce, quindi perdono su quel che ho fatto io, però chiedo scusa. Quindi ecco, se in un video il, appunto, chi fa il video cita così in maniera diretta Tiziano Ferro, vuol dire che c'è un problema e io lo addebito al raffreddore. Got it. Whatever. Here they come. I'll tell you about that later. Anche perché, ragazzi, dai, vai, torniamo a Michael. Però, ragazzi, meriterei una scudisciata per la canzone appena citata. Ma mo no, secondo te? Ma stai zitto. Ma secondo voi no? Ma mo, se non gli stavamo dietro con la macchina, che non so, io non sono esperto di macchina, ma posso avvicinarla a una Ferrari e tutto. Ma secondo voi gli possiamo stare dietro con la motoretta della polizia? Bravi, no. La risposta giusta è no. Cioè, pure Trevor ci sta da una pista, maledizione. Dai, vai, gol. Fai valere la tua abilità di guida. Sì, tra l'altro prima sono morto in maniera come, non lo so. Ma voi non lo vedrete. Voi non lo vedrete perché taglio tutto. Ma in realtà, ragazzi, sì, dovremmo un po' fermarli. In realtà non è che c'è molto da dire in questa missione. La trovo divertente perché stiamo guidando a alta velocità. Però, cioè, a livello di commento, no? A parte le minchiate che sto sparando, non è che ci trovo granché da dire. You don't say? E beh, certo, prima o poi la benzina la finiscono, ma effettivamente. Però il problema è che pure noi prima o poi finiremo la benzina. Sì, quindi l'unica cosa, ragazzi, sì, l'unica cosa, mi dispiace che sono un po' moscetto, però purtroppo c'ho proprio il catarro, non lo so che cazzo c'ho, ma nel cervello. Ok, adesso faremo tipo il gioco del poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Oh, fermate, maledizione, cioè, avete un... Su. Ma se fermano o no? Ecco, sì. Vai, vai, meno male, dopo un'ora di inseguimento. Magnum PI. Whoa, hey, stay in the car there, homeboy. I'll deal with you later. Yeah, fuck you too. Che coglioni. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer. Officer. Is this officer. Entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car! Hey!
Hey! What are you doing? Fucking car. All right, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! Quello guida go. You little shit, get the fuck out of here! Gone! Ah, così. Ok, raggiungiamo il garage. Abbiamo questa macchina da veri portatori sani di fregna. Ok, non dobbiamo graffiare la macchina, dobbiamo gareggiare. Ma sti cazzi, siamo Michael. Anche se il migliore dovrebbe essere Franklin in queste cose. Ah, the lady from before. Scusate. Good to be working with you. It's Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Mr. Weston's holding company. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cars? Wow, the whole resume. Yeah, we got the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Big Horn in South Los Santos. Mr. Weston and I will meet you there. Ma ragazzi, a me... Just spoke to Devin's man-woman lawyer person. I'll be waiting at Hayes Auto in South LS for you idiots to show up. Ma succede. Yeah, giuro ragazzi, secondo me col Devin non me la racconta giusta, anche perché questo è il nostro primo colpo, mi pare, col Devin. O gli abbiamo già fatto un favore? Non mi ricordo. La puntata di prima. Ah no, prima era il colpo. Sì, no, già abbiamo fatto il colpo e non ci ha pagato. Dimmi a te. Effettivamente Franklin rubava le macchine e poi ci gareggiava. Faccio il riassunto. Già prima di entrare in affari con Michael, invece adesso è ritornato al punto d'inizio. Beh, effettivamente cosa un po' risosa. Cambiamo radio perché Radio Pop fa cagare. Mamma mia che slalom, ragazzi, me la sento Ryan Giggs e le sue serpentine. Oh, abbastardo, metti la freccia. Non è un indiano. Sapete che ho riscontrato, ragazzi? Comunque, allora, non so perché ogni volta che muoio so 5000 destoni. Vabbè, giuro ragazzi, quindi quando moriamo so 5000 destoni. Tanto passa l'ambulanza, maledizione. Però, cioè, comunque. Oh, non riesco a dirla sta cosa. Vabbè, siamo arrivati. Vabbè, niente ragazzi, secondo me quello che guadagna di più con le missioni, ecco, volevo dire sta cosa, è Franklin, perché fa quelle missioni del cazzo assassino. Facile facile, andiamo lì, uccidiamo. Oh god, this is gonna be fantastic. One kid, two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, gimme 5, 5, and 5. Oh, hey, chest kiss, homie.
Boom! Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look, you finish the job, you get the paper. But the order was for 5 cars. If I'm not mistaken, that's only 2. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Like, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Quindi niente soldi perché il lavoro non è completo. Ve l'avevo detto, ragazzi, che quello è un po' freghigno. È un po' uno con la puzza sotto il naso. Intanto ce l'ha sbattuto nell'ano. Vabbè, ragazzi, allora per questa puntata è tutto, ma non per oggi, perché continueremo a caricare, almeno proverò a caricare più puntate possibili per recuperare quelle della mattina. Un saluto a tutti da Mike Shosh, alla prossima. Ciao! We gotta hang in there.